Secondo appuntamento con il corso organizzato dal Comune di Castellamonte in collaborazione con la Croce Rossa di Castellamonte, corso gratuito per i castellamontesi sull'utilizzo del defibrillatore. Sì, abbiamo pensato insieme al Comune di organizzare questo corso per l'utilizzo del DAE. Il DAE è uno strumento salvavita che riduce la mortalità se utilizzato nei primi momenti, quindi quando sul luogo purtroppo non ci sono i soccorritori o il personale medico, ma c'è la popolazione. Per questo è importante formare e addestrare all'utilizzo di questo strumento e insegnare la rianimazione cardiopolmonare. Per questo motivo abbiamo pensato col Comune di aprire un corso, il primo fatto a dicembre e questo a gennaio, alla popolazione di Castellamonte. C'è stata un'ottima risposta, 60 partecipanti questa sera e più di 50 al corso precedente. Perché questo corso? Perché a fine mese, il 27, verrà inaugurata la postazione DAE nel Comune di Castellamonte. Il DAE verrà donato dal nostro direttore sanitario, la dottoressa Daniela Gaido, e verrà posizionato nell'atrio del Comune. Altre date in programma? Allora, per adesso abbiamo in programma un incontro con i vigili del fuoco del distaccamento di Castellamonte, che ci hanno chiesto anche loro di poter essere formati. Approfittiamo delle loro giornate in cui fanno sempre addestramento, verranno da noi in sede in Croce Rossa per poter fare la lezione sull'utilizzo del DAE. Oltretutto il corso questa sera si tiene alla Scuola Cresto? Sì, abbiamo dovuto chiedere la collaborazione del Comune per avere dei locali, perché da noi purtroppo lunedì a causa del maltempo si è aperto il tetto della sede e quindi i nostri locali dove solitamente teniamo i corsi, dove facciamo formazione, sono per il momento non utilizzabili. Il Comune gentilmente ha messo a disposizione la Scuola Media Cresto e quindi questa sera il corso lo terremo qua.